L'Italia innanzitutto deve dare risposte concrete all'esigenza di prospettiva, di crescita, di sicurezza dei propri cittadini. Questo lo può fare perseguendo una accorta politica di alleanze e dandosi degli obiettivi realistici. Lo può fare evidentemente all'interno dell'Europa, lo può fare sviluppando partnership con paesi del mondo su condizioni di parità e attraverso delle eque condizioni di interscambio. Io credo che questo sia possibile, indubbiamente stare in Europa ci rafforza perché chiaramente ci possiamo porre con maggiore autorevolezza, con maggiore potenza nei confronti del resto del mondo, ma questo non ci solleva dalla necessità e dalla responsabilità di sviluppare anche il nostro interno sistemi solidi, un sistema paese solido e di mettere le nostre aziende in condizioni di competere al meglio. Rapporto imprese e politica, la fiducia dei cittadini forse va più verso queste ultime, verso le imprese? Ma guardi, io credo che la buona politica così come la buona impresa attirano la fiducia dei cittadini e credo che in un'epoca come questa, in un'epoca così fluida e dove le regole vanno tutte reinterpretate, in qualche modo ristabilite, uno sforzo di responsabilità collettiva giova alla politica, giova alle imprese, giova alla fiducia dei cittadini. Uno sguardo di Ispi, uno sguardo ottimista o uno sguardo pessimista? Uno sguardo realista, ISPI fa analisi e dunque si basa sulla realtà così come essa è. Ci sono dei segnali incoraggianti, coltiviamoli.